Do il benvenuto a nome dell'ISPRA in questa che è un'iniziativa estremamente importante per una serie di ragioni. La prima è che quando io sono diventato direttore nel 2010, se non ricordo male, era proprio l'anno della biodiversità della strategia e alla fine di quell'anno, resici conto insieme ai colleghi, molti dei quali sono qui presenti in sala, tra l'altro mi fa molto piacere vedere la sala così gremita, vuol dire che l'argomento è veramente importante e decisivo, presi l'impegno, di non considerare esaurito con l'anno solare il tema della biodiversità, ma di portarlo avanti insieme al Ministero, che ringrazio non solo per la presenza della dottoressa Giarratano, che peraltro è anche un nostro consigliere di amministrazione, e quindi lei oggi è nella doppia veste di Ministero ma anche di consigliere di amministrazione di ISPRA. Prendemmo l'impegno anche col direttore Grimaldi di continuare a tenere acceso il faro, a tenere viva l'attenzione su questo tema, che riteniamo decisivo per il futuro del Paese, e non sto esagerando. Non sto esagerando perché ci siamo resi conto nel corso degli anni di come la biodiversità non solo sia importante per gli aspetti non puramente ambientali, ma correlati a tutta una serie di altri fattori di carattere anche economico-sociale, non solo, ripeto, prettamente ambientale, ma di quanto e di come sia minacciata e ogni anno di quanta biodiversità perdiamo per una serie di elementi e di fattori, ed è un lusso che non possiamo permetterci oltre. Io parto da una considerazione molto semplice: ciascuno di noi presente qui oggi in questa sala, tra l'altro ringrazio l'Aquario per l'ospitalità, ormai sta diventando una piacevole abitudine che gli eventi organizzati da ISPRA vengano svolti in questa cornice assolutamente idonea, prestigiosa e anche direi molto adatta ai temi ambientali. Dicevo, ciascuno di noi seduto in questa sala è un esempio vivente, costante, aggiornato, attuale, se volete, di biodiversità. E siccome ciascuno di noi ha in sé questo valore, è un valore che non possiamo, ripeto, permetterci il lusso di non trasmettere alle generazioni future. E allora il lavoro che viene presentato oggi fornisce una curata, dettagliata della biodiversità nel nostro Paese, così come viene tutelata dalla normativa comunitaria, fotografia che, come dicevo, è stata realizzata grazie all'impegno di moltissimi soggetti, in primo luogo il Ministero dell'Ambiente, la direzione competente che ringrazio e che è qui presente con la collega Giarratano, ma voglio ringraziare anche il direttore Grimaldi, che ha messo a disposizione risorse e ha coordinato l'attività di reporting. Un ruolo non secondario l'hanno avuto le regioni e le province autonome, che hanno messo in campo uno sforzo straordinario di raccolta dati. Il mondo della ricerca, che tramite le principali società scientifiche nazionali ha fornito un contributo fondamentale per integrare i dati e soprattutto fornire valutazioni basate su un miglior giudizio degli esperti. Questo è uno dei punti di forza di questa fotografia, di questo lavoro che viene presentato oggi: un approccio integrato e coordinato tra tutti i soggetti che a diverso titolo, a livello scientifico, hanno compiti e responsabilità su questa materia. Il nostro istituto ha avuto il compito di coordinare gli aspetti tecnico-scientifici di questo impegno, per il quale abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, assicurando un coordinamento curato in prima battuta insieme dai dipartimenti e dagli uffici e dai settori che si occupano della fauna selvatica terrestre e della natura, coinvolgendo i settori appunto che si occupano di biodiversità vegetale e di ambienti marini, con il supporto di Carta della Natura e di Sinanet, e quindi anche nel nostro istituto abbiamo scelto di avere rispetto a questo tema un approccio integrato, non strettamente connesso alle attività dei singoli settori o dei singoli uffici, ma di metterci insieme tutte le risorse e le competenze che sono moltissime all'interno dell'ISPRA, di metterle insieme intorno al tavolo proprio perché riteniamo questo tema decisivo. Le presentazioni della giornata di oggi forniranno un quadro della complessità del lavoro svolto e anche dei risultati conseguiti, che sono assolutamente interessanti.
la mole del lavoro è dovuta essenzialmente, come dicevo prima, alla ricchezza, e meno male che c'è questa ricchezza di biodiversità nel nostro paese, che ospita un numero altissimo di specie e di habitat di interesse comunitario. Basti dire che le regioni hanno prodotto circa 3.000 mappe di distribuzione delle specie animali e vegetali e degli habitat di interesse comunitario e hanno fornito oltre 2.500 schede di valutazione. Il nostro istituto poi, in un tempo breve, pochi mesi, ha organizzato e aggregato questa mole di dati e ha lavorato in stretto contatto con i massimi esperti nazionali per arrivare a produrre le oltre 800 schede che l'Unione Europea ci aveva richiesto. Una successiva fase di lavoro molto importante e delicata è stata quella della valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome, che hanno dovuto e direi anche voluto con interesse oltre quello che era il loro compito d'ufficio, come si suol dire, hanno dovuto, ripeto, verificare le sintesi prodotte a scala nazionale per valutarne la congruenza con le informazioni disponibili e cito tra tutte ad esempio il sistema Natura 2000. In definitiva un lavoro complesso, impegnativo, realizzato in tempi brevi, caratterizzato da aspetti più strettamente tecnico-scientifici, ma anche da una delicata e necessaria componente, se volete, tra virgolette, più politica, anche considerato il quadro normativo comunitario in cui questa attività di reporting e questo documento si inserisce. Grazie alla straordinaria sinergia e collaborazione che si è creata tra tutti i soggetti, siamo riusciti a produrre tutti insieme un rapporto molto più dettagliato e accurato rispetto ai precedenti ed a trasmetterlo agli organi comunitari entro i termini previsti dall'Europa. Il quadro che emerge, come al solito in questa materia, ha delle luci e delle ombre. Una specie su due e circa il 70% degli habitat sono in uno stato di conservazione sfavorevole che richiede azioni concrete e direi urgenti. D'altro canto, il 44% delle specie animali sono però caratterizzate da prospettive future favorevoli, indicando che la situazione complessiva potrà migliorare in futuro almeno per alcuni gruppi tassonomici. Il quadro che è emerso dal terzo rapporto conferma inoltre la necessità che il nostro Paese si possa dotare di un vero sistema di monitoraggio nazionale e noi crediamo che per questa ragione sia fondamentale partire dalla positiva esperienza del lavoro appena concluso, utilizzando al meglio le opportunità offerte dall'adozione della Strategia Nazionale sulla Biodiversità, dalla istituzione degli osservatori regionali per la biodiversità e dall'implementazione del Network Nazionale per la Biodiversità che, come vi ho detto, comprende anche il contributo di ISPRA, in particolare del settore Sinanet. Non possiamo nasconderci, peraltro, che il momento che viviamo non è certamente facile, né tantomeno direi favorevole rispetto a questo tipo di iniziative. Tutte le amministrazioni, compresa l'ISPRA, affrontano sfide complesse per svolgere i compiti che sono tanti e che ci vengono affidati dal sistema nazionale e comunitario. La mappatura e il monitoraggio delle specie e degli habitat ci impongono, impostici dalle norme comunitarie, è reso peraltro ancora più impegnativo dalla ricchezza della biodiversità del nostro Paese, che ci assegna una responsabilità che non esito a definire unica nel panorama europeo, dato che un numero elevato di specie che sono tutelate nella direttiva Habitat è presente solo in Italia. Più alto. Bene. Crediamo quindi che per rispondere a queste sfide, e mi avvio alla conclusione, sia essenziale rafforzare ulteriormente i profili di sinergia tra tutti i soggetti che sono a diverso titolo coinvolti in questo lavoro e noi come istituto assicuriamo e ribadiamo ancora oggi che siamo pronti a fare la nostra parte, come appunto conferma il lavoro che abbiamo presentato lavorando insieme al Ministero dell'Ambiente, alle amministrazioni locali, alle aree protette, al mondo della ricerca che oggi sono tra cui rappresentati ai più alti livelli. Obiettivo poi della giornata di domani e di oggi e di domani sarà proprio quello di ragionare insieme, in particolare con le regioni e province autonome, di come migliorare e rafforzare queste sinergie. Chiudo quindi questo saluto confermando il nostro impegno come ISPRA a migliorare il quadro delle conoscenze, a migliorare ed implementare il quadro delle conoscenze sulla biodiversità e ad assicurare una migliore e maggiore accessibilità delle informazioni. Teniamo conto, lo ribadisco ancora una volta, che questi lavori sono interessanti ma sono tanto più utili se non si rivolgono solo, se non sono fruibili solo dalla comunità tecnico-scientifica, ma se sono elaborati, prospettati, vorrei dire prodotti in qualche modo per renderli accessibili anche ai cittadini che non hanno le vostre, perché io non ho una competenza
tecnico-scientifica come la vostra. Quindi attenzione a non far sì che questi siano prodotti solo per addetti ai lavori, perché se così fosse potrebbero essere i prodotti dal punto di vista tecnico-scientifico migliori del mondo, ma probabilmente non avremmo raggiunto lo scopo. Un primo segnale che vogliamo dare è che tutti i dati, le mappe e le valutazioni che sono state prodotte e che vedrete nelle presentazioni della conferenza odierna sono sin da oggi disponibili in forma pienamente accessibile dal pubblico e dalle amministrazioni sul sito del nostro istituto, e stiamo lavorando, come vi dicevo, per rendere queste informazioni ancora più fruibili sviluppando di analisi e di ricerca sul web. Bene, finisco. Evento che è stato anche non brevissimo, mi scuso ancora per il ritardo dovuto però, ripeto, a un impegno parlamentare, vi auguro buon lavoro, fra un'oretta dovrò andare via perché ho altre riunioni fuori, poi tra l'altro connesse al cambio di governo e quindi siamo, Marili, è un dato di fatto, non è una valutazione, non mi compete, però diciamo abbiamo il piacere di avere in meno di 4 anni il quarto ministro dell'ambiente diverso e quindi dobbiamo diciamo ogni volta ricominciare ad affrontare gli argomenti, a preparare i dossier. Questi diciamo sono giorni in cui stiamo lavorando in maniera più intensa proprio per consentire al ministro Galletti, a cui peraltro rivolgo anche qui da questa sede un saluto e un benvenuto e un augurio di buon lavoro, assicurando la nostra massima collaborazione. Il ministro ci sta impegnando rispetto ai dossier di cui giustamente vuole essere messo a conoscenza. Grazie, allora buon lavoro, la parola a Marilì Giarratano. Grazie.